bentornati in un nuovo video di Riciclo Creativo. Oggi vi farò vedere come è facile realizzare una palla innevata fatta in casa utilizzando un normalissimo barattolo di vetro al posto della sfera. Inoltre questo video darà più spunti creativi perché è in collaborazione con la dolcissima e bravissima Selena del canale DIY by Selena, che ci farà vedere invece come fare dei carinissimi biglietti augurali natalizi. Come sempre vi lascio tutti i link utili nell'info box ed andiamo subito a vedere di cosa avremo bisogno per realizzare la palla innevata. Ci serviranno un barattolo di vetro con il suo tappo, un pupazzetto da mettere all'interno e questo è di ceramica, ma vanno benissimo anche di plastica, di vetro, di fimo, di gomma e di tutti i materiali che non si rovinano a contatto con l'acqua. Dei glitter bianchi ma di due tipologie, quelli sottili e le paillette. Acqua, e questa qui è della normalissima acqua di rubinetto. Un merletto, un nastrino verde, forbici, colla a caldo ed una piccola decorazione floreale. Questa qui l'ho fatta io e vi lascio il link per realizzarla. Il procedimento è veramente semplicissimo. Il primo step consiste nell'incollare il pupazzo al centro della parte interna del tappo utilizzando la colla a caldo. Nel secondo step invece riempiremo il barattolo con l'acqua. Ricordiamoci che quando il pupazzo andrà nel barattolo il volume dell'acqua aumenterà, quindi manteniamoci sotto l'orlo oppure prima facciamo delle prove per conoscere l'esatta quantità che ci serve. A questo punto possiamo versare i glitter e se vogliamo possiamo iniziare a mescolare il tutto, giusto per vedere se l'intensità dei brillantini ci piace o se ne dobbiamo aggiungere ancora. Ed ora è arrivato il momento magico. Tappiamo il barattolo, assicuriamoci che sia ben chiuso, capovolgiamolo e vediamo l'effetto che fa. La palla innevata è praticamente già pronta, però voglio aggiungere ancora qualche dettaglio estetico. Prendiamo la misura del merletto, tagliamo ciò che ci serve ed avvolgiamolo alla base della nostra creazione, che in questo caso però è il collo del barattolo, e fermiamolo con dei piccoli tocchi di colla a caldo. Sul davanti invece lo valorizzeremo con dei nastrini che diventeranno due foglie e con una rosa di raso che posizioneremo al centro. Ed ecco che un semplice barattolo di vetro destinato al riciclo e non di certo a quello creativo adesso è diventato una palla innevata pronta ad incantarci ogni volta che la capovolgiamo. A me rilassa tantissimo questa nevicata di glitter, ed a voi? Spero che questa mia versione di palla innevata fatta in casa vi piaccia e che la rifarete. Se non siete ancora iscritti al canale non dimenticate di farlo, così resteremo sempre in contatto. E mi raccomando, andate a vedere i bigliettini di Selena che insieme alla mia creazione potrebbero essere il match perfetto per dei regalini natalizi fatti a mano. Vi mando un sacco di bacioni ed aspetto di leggere tutti i vostri commentini. Ciao ed a prestissimo!